tutti e grazie di essere così numerosi anche questa mattina a questo nuovo appuntamento con gli webinar di SiderWeb. Quello di questa mattina è un webinar un po' diverso da quelli ai quali siete abituati, da quelli ai quali avete partecipato fino ad oggi. Perché? Perché questa mattina, il webinar di questa mattina è dedicato alla presentazione della nona edizione di Made in Steel. Non edizione che si terrà nei padiglioni di Fiera Milano Roda da martedì 5 ottobre a giovedì 7 ottobre, nei padiglioni 9 e 11. Renaissance, Rinascimento, è questo il tema che abbiamo scelto, la parola chiave che abbiamo scelto per questa edizione. Il rinascimento dell'acciaio dopo il momento buio provocato dalla pandemia mondiale. Un rinascimento che vive e si incardina su due parole che per noi sono due parole chiave, lo sono da sempre per la nostra filiera: innovazione e sostenibilità. E che proprio per questo Made in Steel di quest'anno il rinascimento va oltre l'acciaio, ma riguarda tutta l'industria, in qualche modo riguarda tutta la nostra società, la comunità che è uscita dalla pandemia. Innovazione e sostenibilità sono i percorsi che hanno caratterizzato l'avvicinamento a Made in Steel, due percorsi di riflessione, di contenuto che abbiamo insieme a voi approfondito, sviscerato, abbiamo avuto delle viste laterali e tutto questo ci è servito per arrivare a definire quelli che saranno i contenuti della nona edizione di Made in Steel, un'edizione che dalla sostenibilità, dall'innovazione, intende generare bellezza, intende generare comunità, intende generare nuove relazioni. Una edizione di Made in Steel, lo ricordo che abbiamo rinviato per ben due volte, doveva inizialmente era prevista a marzo, poi l'avevamo spostata a maggio, infine saremo in fiera tra meno di 2 settimane per vederci, per parlarci, per ritrovarci. Siamo felici di essere, che sia una manifestazione in qualche modo che suggella un elemento di filiera, perché negli stessi giorni, nei padiglioni di Fiera Milano, ci sarà anche EMO 2021, la principale rassegna delle macchine mondiale, delle macchine utensili, e Vitrum, la rassegna internazionale delle macchine per la lavorazione del vetro. E quindi troverete, venendo a trovarci, tutta un elemento di filiera che per noi è sempre molto importante. Quindi tanto business, tanti incontri, tante relazioni, tanti contenuti, tante visioni giocate appunto sul tema della sostenibilità, dell'innovazione e del futuro. Ecco, di tutto questo, di questi contenuti, ma non solo, parleremo questa mattina in questo webinar che dicevo è un webinar un po' diverso. È un webinar al quale abbiamo invitato gli stakeholder, gli espositori, tutti quelli che ci sono stati vicini e abbiamo invitato anche i colleghi della stampa, perché è un po' questa anche la conferenza stampa che facevamo tradizionalmente per presentare Made in Steel. Quindi i colleghi che si sono accreditati, ma poi ve lo dirò meglio, alla fine della tavola rotonda, alzando la mano, potranno porre le domande ai nostri protagonisti. I protagonisti qui questa mattina sono Stefano Ferrari, responsabile del nostro ufficio studi, che presenterà un quadro della situazione della siderurgia in questo momento. Poi avremo una tavola rotonda con il presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, il presidente di Assofermet, Riccardo Benso, il presidente di SiderWeb e di Made in Steel, naturalmente Emanuele Morandi e Stefano Vittorio Kuhn, responsabile per la Lombardia di BPER Banca. Prima di dare la parola a Stefano Ferrari, due ringraziamenti, non formali. Il primo è ai patrocinatori, alle associazioni che patrocinano i nostri webinar, questo webinar in particolare, Federacciai, Assofermet e Assofond. E poi il grazie a tutte le imprese che avete visto, che ci sono state vicine, che ci hanno sostenuto, che hanno sostenuto SiderWeb e tutta la sua squadra nella realizzazione di questi contenuti, contenuti di qualità, contenuti che hanno, come dire, comportato un impegno significativo che è stato possibile realizzare grazie anche al supporto di tutti loro.
Siamo sulla piattaforma Zoom dove ci state ascoltando, ma siamo anche sulla piattaforma YouTube, sul canale di Siderweb, dove tutto poi verrà registrato. Le diapositive di Stefano Ferrari, al quale lascio la parola immediatamente, vi verranno inviate all'indirizzo mail che ci avete lasciato in fase di registrazione. Mi fermo qua, l'introduzione è finita, do la parola a Stefano e la riprenderò poi per la tavola rotonda. A te Stefano, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Ecco qua. Allora, come ha detto Lucio, il mio compito oggi è quello di fornire un quadro d'insieme della siderurgia, soprattutto italiana e dell'Unione Europea. Quindi illustrerò alcuni dati, soprattutto sulla produzione, sul commercio estero italiano, sull'andamento dei prezzi, che è uno degli elementi principali che hanno caratterizzato il 2021, e sul settore utilizzatori e sulle prospettive per l'anno prossimo. Partiamo dal dato produttivo. Come potete vedere, nei primi 7 mesi del 2021 la produzione mondiale di acciaio è stata di 1.165 milioni di tonnellate, con un aumento del 13% rispetto al 2020 e anche del 7,5% rispetto al 2019. L'Asia è il dominatore del mercato con una quota di mercato del 73% e la Cina, che ha visto l'output crescere in maniera decisa nonostante sia stato il paese dove si è originato il Covid, è cresciuta fino a 650 milioni di tonnellate per circa un 56% di quota di mercato. Se consideriamo il 2020 come un anno straordinario in senso negativo e proviamo a confrontare i dati del 2021 con il 2019, vediamo che tra le 8 aree che la World Steel Association suddivide il mondo, l'Asia ha avuto un aumento di produzione di circa 78 milioni di tonnellate, la GSI di 3 milioni di tonnellate, i paesi europei non facenti parte dell'Unione Europea, quindi soprattutto la Turchia, di 7 milioni di tonnellate, Nord America e Sud America di 1 milione 300 mila tonnellate, Medio Oriente 2 milioni e Africa 700 mila tonnellate. Le uniche 2 aree che fanno peggio rispetto al 2019 sono l'Unione Europea, che perde circa 1,5 milioni di tonnellate, e il Nord America, che perde circa 2 milioni di tonnellate. Se guardiamo i paesi, che vedete qua in corsivo, tra i primi paesi mondiali dal punto di vista produttivo, vanno meglio il 2019 Cina, India, Turchia e Iran, quindi possiamo definire paesi emergenti o ancora paesi con grande potenziale, mentre fanno peggio il 2019 Giappone, Russia, Germania, USA e Corea, quindi paesi di industrializzazione più vecchia. Vediamo adesso la produzione mensile di acciaio in Cina. Guardando i dati che abbiamo visto prima, una persona potrebbe pensare che, visto che nei primi 7 mesi la Cina ha prodotto 96 milioni di tonnellate in più del 2020 e 78 in più del 2019, possa andare tutto bene. Vediamo se è effettivamente così. Se guardiamo i dati al 2020, abbiamo un primo trimestre 2020 dove il Covid ha colpito maggiormente, con una produzione sotto gli 80 milioni di tonnellate, poi un forte aumento e un estate-autunno 2020 tra i 90 e i 95 milioni di tonnellate mensili da parte della Cina. Poi c'è stato un calo fino a febbraio 2021, che è un calo normale a febbraio, dato che c'è il capodanno cinese, un po' come il nostro dicembre o il nostro agosto. Poi una fortissima crescita fino al picco di maggio, dove abbiamo sfiorato i 100 milioni di tonnellate prodotti in un mese. A giugno poi c'è stato un calo di 6 milioni di tonnellate e a luglio di altre 7 milioni di tonnellate. La cosa che colpisce è che in teoria questi 2 mesi non dovrebbero essere cali stagionali, ma quindi potrebbe rappresentare l'inizio di una frenata da parte della produzione cinese. Bisognerà vedere nei prossimi mesi se si confermerà questa frenata e quali saranno gli impatti, visto che con una quota di mercato del 56%, ovviamente quello che succede in Cina ha riverbero in tutto il mondo. Qua abbiamo messo 2 grafici sulla produzione italiana, un grafico e una tabella. A sinistra abbiamo la variazione della produzione mensile di acciaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quindi qua c'è la linea dello zero. Tutti i punti sotto questa linea vuol dire che in quel mese si è prodotto meno dell'anno precedente, quelli sopra che si è prodotto di più. Come potete vedere, dal 2016 al 2018 le linee sono sempre sopra lo zero, quindi vuol dire che abbiamo avuto 3 anni di aumento di produzione. Nel 2019 si è andati sotto lo zero, quindi c'è stato già un calo, ma la cosa che colpisce ovviamente è che da marzo 2020
c'è stato questo picco prima in basso e poi in alto, quindi c'è stato una fortissima crollo della produzione e una fortissima ripresa, e quindi tutto quello che è successo durante il Covid e dopo è stato anche un forte aumento della volatilità sui dati. Vediamo a destra i valori numerici. Nei primi 7 mesi del 2021 sono stati prodotti 16.308.000 tonnellate di acciaio in Italia, che è il miglior dato dal 2012 in poi, quindi dell'ultimo decennio. Rispetto all'anno scorso ne siamo andati 3 milioni e mezzo e rispetto al 2019 di circa 1 milione di tonnellate. La cosa curiosa è che i prodotti lunghi sono saliti a 9 milioni, quindi hanno circa 900.000 tonnellate in più rispetto al 2019, mentre i piani, pur avendo recuperato 1 milione di tonnellate rispetto all'anno scorso, sono ancora 600.000 tonnellate al di sotto del livello del 2019. Quindi i prodotti lunghi sono nettamente più dinamici dei piani. Ovviamente sui prodotti piani influisce, come sempre, viene a ricordare, la situazione dell'Ilva, che non è ancora arrivata a pieno regime produttivo. In questo grafico abbiamo l'andamento dei settori utilizzatori di acciai nel 2020 e nel primo semestre del 2021. Se partiamo dal 2020, vediamo che in Unione Europea questi settori, che rappresentano circa il 90% del consumo di acciaio, hanno visto la propria produzione scendere del circa 12,5% contro il meno 15% italiano. In Italia tutti i settori presi in esame hanno fatto peggio dei corrispondenti dell'Unione Europea, tranne gli altri mezzi di trasporto, che è calato di qualche punto in meno rispetto all'Unione Europea. Inoltre in Italia ci sono tutti i settori in calo a doppia cifra, tranne le costruzioni. La situazione è simile anche all'Unione Europea, dove sono due i settori con un calo a singola cifra, che sono costruzioni ed elettrodomestici. Nel 2021 siamo partiti bene, sia l'Unione Europea sia l'Italia. L'Italia ha dei dati molto più alti, perché è calata molto di più rispetto agli altri paesi nel primo semestre, soprattutto nel secondo trimestre. Tutti i settori utilizzatori d'Italia va meglio dell'Unione Europea, in particolare per le auto e le costruzioni. Quindi siamo di fronte, a livello di consumi, a un 2021 molto buono, dopo un 2020 però che è stato drammatico. Guardiamo adesso l'andamento del commercio estero italiano di acciaio. Come potete vedere, le importazioni italiane di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in acciaio nel 2021 sono state pari a 14 milioni e mezzo di tonnellate, con un più 21% rispetto al 2020, ma un meno 10% rispetto al 2019. Quindi mancano ancora 1 milione e mezzo di tonnellate, segno che il settore è sì in forte crescita, ma non è ancora arrivato ai livelli a cui eravamo abituati in precedenza. Per quanto riguarda le singole categorie, nel 2021 rispetto al 2020 salgono tutti, in particolare i lunghi salgono del 37%, mentre chi sale di meno sono le materie prime con un più 17%. Rispetto al 2019 invece abbiamo in crescita soltanto le importazioni di lunghi e di tubi, che in realtà crescono di 0,7% quelle di tubi, mentre materie prime, piani e semilavorati fanno registrare ancora valori inferiori rispetto al 2019. Da segnalare anche una cosa interessante, che la quota di acquisti fatti in Unione Europea è passata dal 48 al 52, quindi ha avuto un incremento di 4 punti percentuali. Per quanto riguarda le esportazioni, quest'anno sono salite del 19% rispetto al 2020, ma sono ancora sotto del 4% rispetto al 2019, quindi ci sono da recuperare ancora circa 400.000 tonnellate. Le singole categorie rispetto al 2020 vedono aumenti per tutti: il maggiore è delle materie prime più 32%, il minore dei tubi più 7%. Rispetto al 2019 sono in crescita le materie prime e i lunghi, mentre hanno una situazione ancora deficitaria i piani, che cedono il 14%, i tubi, i semilavorati. Quindi, unendo quello che abbiamo visto in questa slide, in quella precedente, abbiamo due considerazioni da fare. La prima è che le importazioni nette, quindi la differenza tra export e import, sono passate da meno 4 milioni, quindi un deficit di circa 4 milioni di tonnellate nel 2020, a un deficit di circa 5 milioni di tonnellate nel 2021. Nel 2019 eravamo a 6 milioni di tonnellate, quindi si conferma che siamo ancora a metà strada tra il 2020 e il 2019. In particolare i prodotti piani sono meno dinamici dei prodotti lunghi,
anche per l'export abbiamo un aumento della quota dell'Unione Europea di circa 4 punti percentuali, come avevamo visto anche per l'import. Quindi dobbiamo recuperare e per ora dobbiamo recuperare soprattutto i volumi dei paesi extracomunitari, visto che la quota appunto dell'Unione Europea è in aumento, sia all'import sia all'export. Vediamo adesso un paio di tre slide sui prezzi, che sono tra gli elementi che hanno colpito di più nel 2021, visto che per moltissimi prodotti abbiamo raggiunto il massimo storico. Partiamo dalle materie prime internazionali. A sinistra c'è il minerale ferroso nel porto cinese di Qingdao, che è la materia prima di riferimento per il ciclo d'alto forno. A destra abbiamo il rottame turco, che è invece la materia prima di riferimento per il ciclo del forno elettrico, in particolare dall'Europa. Come potete vedere, il prezzo del minerale ferroso dal 2020 a oggi è aumentato moltissimo, passando da un minimo di 84 dollari la tonnellata a maggio del 20 a un massimo di 214 dollari a luglio del 21. Da luglio a oggi c'è stato un calo molto netto, attualmente siamo a circa 150 dollari la tonnellata, e quindi c'è stato un calo del 31% del prezzo in due mesi. Per quanto riguarda il rottame, il minimo risale a marzo del 2020 a 228 dollari la tonnellata. Siamo saliti ai massimi a giugno del 21 oltre i 500, poi come vedete abbiamo avuto un mese e mezzo di stabilità attorno ai 500 e poi un calo, e attualmente siamo attorno ai 440-450, quindi c'è stato un calo di circa il 12% nell'ultimo mese e mezzo o due mesi. Passiamo al mercato italiano, anche qua abbiamo due materie prime, abbiamo messo il prezzo della ghisa che si ottiene diciamo dal minerale ferroso e il prezzo del rottame nazionale. Per quanto riguarda la ghisa, il minimo è stato raggiunto a maggio del 2020 a 300 dollari a tonnellata, il massimo a maggio del 21 a 688. Dopo il picco di maggio abbiamo avuto una certa stabilità attorno ai 650, come potete vedere, fino al mese di inizio del mese di agosto, e poi si è scesi di circa un centinaio di dollari la tonnellata, quindi del 15% negli ultimi due mesi. Stesso andamento, seppur con valori diversi, lo rileviamo per il rottame. Minimo aprile 2020 a 220 euro la tonnellata, qua abbiamo la categoria 58 sul mercato italiano. Massimo a luglio 2021 con 496 dollari la tonnellata. Attualmente siamo attorno ai 450, quindi è stato un calo dell'8% circa in un mese e mezzo. Quindi, come potete vedere, sia a livello internazionale sia a livello italiano c'è un calo abbastanza deciso dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda l'Italia, il movimento di calo è partito in ritardo ed è su valori inferiori al resto del mondo. Dato che i due mercati delle materie prime sono molto coordinati, sia quello italiano sia quello internazionale, a meno di un cambio repentino di direzione dei mercati internazionali è probabile che ci sia un'armonizzazione anche per quanto riguarda i prezzi italiani rispetto a quelli internazionali. Vediamo qual è stato l'effetto sui finiti. A sinistra abbiamo i cois a caldo, che sono stati il prodotto che ha fatto registrare i maggiori aumenti nel 2020 tra i prodotti base. Il prezzo minore era stato raggiunto a giugno del 20 a 385 euro, si è saliti a giugno del 21 a 1159 euro a tonnellata. Come potete vedere, ci sono stati un paio di mesi di stabilità fino a agosto, attualmente il prezzo è di circa 1.080, quindi c'è stato un calo del 6% negli ultimi due mesi. Quanto riguarda il tondo per cemento armato, il minimo era a giugno 2020 con 118 euro a tonnellata, il massimo agosto 500 euro a tonnellata, attualmente siamo a 4,70, quindi un calo del 5%. Quindi guardando i prezzi sul mercato italiano, vediamo che anche i finiti hanno iniziato un riposizionamento, ma di misura inferiore rispetto alle materie prime. C'è quindi questo disallineamento in corso tra l'andamento dei finiti e quello delle materie prime, con le materie prime che calano in maniera molto più decisa. Generalmente i disallineamenti tra materie prime e finite non durano all'infinito, quindi è probabile in futuro un allineamento di questi prezzi. È ancora da determinare se l'allineamento avverrà per una ripresa delle materie prime o un ulteriore calo dei finiti. Questo è ancora tutto da vedere.
Abbiamo messo una slide con le previsioni sull'andamento del consumo dei settori utilizzatori, quindi della domanda di acciaio nell'Unione Europea. Abbiamo posto il 2018 uguale a 100, in quanto il 2018 è stato l'ultimo anno pre-crisi, perché nel 2019 l'automotive e i mezzi di trasporto avevano influito nettamente sul consumo di acciaio. Nel 2020 poi c'è stato il Covid, quindi sono stati 2 anni un po' particolari. Quindi tenendo il 2018 come anno faro per la siderurgia, vediamo che nel 2021 rispetto al 2020 la domanda del settore utilizzatore salirà di circa l'11%, ma rimarrà ancora circa il 5% inferiore all'andamento del 2018, confermando quello che avevamo visto anche prima per la produzione e il commercio estero, che il 2021 è un anno di recupero, ma siamo ancora a metà del guado. Per il 2022 sicuramente abbiamo un dato positivo che sostanzialmente si ritorna ai livelli 2018 per quanto riguarda la domanda dei settori utilizzatori. In questo macro dato positivo abbiamo 3 andamenti diversi a seconda dei settori. Il settore delle macchine e apparecchi meccanici e dei prodotti in metallo che sono riconducibili in senso più ampio alla meccanica torneranno infatti più o meno esattamente ai livelli del 2018. I settori invece legati all'auto, quindi automotive e altri mezzi di trasporto e anche quello dei tubi, rimarranno al di sotto del livello del 2018, quindi avranno bisogno di un altro anno almeno, forse per l'auto anche qualcosa di più per recuperare i livelli del 2018, mentre le costruzioni e gli elettrodomestici invece faranno registrare forti aumenti per motivi diversi. Le costruzioni sono legate soprattutto ai piani di rilancio a livello europeo, mentre gli elettrodomestici, diciamo dal lockdown in poi, c'è stato un forte aumento del consumo di elettrodomestici, dato anche una maggiore, diciamo, permanenza casalinga da parte di gran parte della popolazione. Concludo solo con un flash su alcune parole che secondo me hanno caratterizzato il 2021 della siderurgia e probabilmente caratterizzeranno anche i prossimi anni. La prima, ovviamente, è ripresa, abbiamo visto prima nella slide precedente che il consumo sta aumentando e nell'anno prossimo la previsione è che torni a livelli del 2018. A questa ripresa del consumo di acciaio si è unito per tutto il 2021 una carenza di acciaio, quindi molti acquirenti hanno fatto fatica a trovare tutte le tipologie di acciaio di cui avevano bisogno ed è stato un po' un leitmotiv per tutto l'anno che non è ancora stato superato. Questo, unito alla ripresa, ovviamente ha portato a una forte volatilità dei prezzi che si è tradotta in forti aumenti, come abbiamo visto nei grafici precedenti, con quasi tutti i prodotti analizzati da Sidor e rilevati che hanno raggiunto i massimi storici in quest'anno. Altri aspetti importanti per la siderurgia quest'anno sono relativi alla legislazione europea, in particolare alla salvaguardia, che è questo sistema che ha messo in piedi la Commissione europea in risposta ai dazi statunitensi sull'acciaio all'alluminio, che consente di importare in Unione europea liberamente fino a un certo volume di prodotti, poi scatta un dazio. Questo sistema, che doveva durare 2 anni e mezzo, è stato prorogato per altri 3 anni e rappresenterà sicuramente un elemento molto importante anche nel prossimo triennio per quanto riguarda il bilanciamento tra domanda e offerta. Un'altra proposta della Commissione europea è l'inserimento del Carbon Border Adjustment Mechanism, che è un meccanismo per il quale le importazioni di alcuni prodotti siderurgici provenienti dai paesi terzi nei prossimi anni saranno gravate da una tassa che andrà a compensare le emissioni di CO2 fatte in questi paesi. E quindi sicuramente questo, unito alla salvaguardia, cambieranno notevolmente il modo in cui i clienti europei comprano dai paesi terzi. Tornando all'Italia, abbiamo altri 2 elementi molto importanti: l'ILVA, dove c'è stato l'ingresso ufficiale del capitale statale nei mesi scorsi, e Acciai Speciali Terni, che era un sito che era in vendita da un certo periodo, che nei giorni scorsi è stato assegnato al gruppo Arvedi. E quindi con queste 2 assegnazioni, alcune delle questioni più importanti a livello produttivo della siderurgia italiana sono state sistemate almeno dal punto di vista societario e quindi si aspetta nei prossimi anni una ripresa.
Ecco, questo era il quadro d'insieme dove abbiamo visto che il settore è in recupero dal punto di vista delle volumi dei prezzi. Dal punto di vista dei volumi, c'è ancora qualcosa da fare per recuperare il livello pre-crisi. Dal punto di vista dei prezzi, invece, c'è qualche punto di domanda sulla tenuta degli alti livelli do dove eravamo arrivati. Io ho concluso la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente sono a disposizione se ci fosse bisogno di chiarimenti. Grazie, grazie Stefano. Intanto che mi raggiungono Emanuele Morandi, Alessandro Banzato, Riccardo Benso e Stefano Vittorio Kuhn e faremo poi insieme questa tavola rotonda. Fammi dire che hai fatto come sempre un'ottima presentazione. Se posso dire, ci consegna questa presentazione, diciamo così, un mondo molto diverso da come in qualche modo ce lo saremmo immaginati anche soltanto all'inizio dell'anno e se avessimo dovuto fare questa tavola rotonda lasciando la data iniziale di Medistil a marzo. Quindi è un mondo dove la ripresa generale, direi, dell'economia è palpabile, la stima del PIL di crescita di quest'anno è superiore al 5%, Draghi l'altro giorno ha detto che spera nel biennio di fare un più 10%. Abbiamo il nostro mondo, quello dell'acciaio, che è tornato centrale, centralissimo all'interno di tutta la filiera e di tutta la produzione. Noi diciamo spesso che la filiera dell'acciaio è la filiera madre di tutte le altre, perché da essa tantissime altre cose dipendono. Ci siamo confrontati con grande volatilità, come sempre, quando strappa il mercato. Un ritracciamento in parte in questo momento. Aggiungo anche che a fronte del ritracciamento delle materie prime che ci ha fatto notare Stefano, abbiamo avuto in questi ultimi mesi un fortissimo incremento dei costi energetici che hanno un peso estremamente significativo sul conto economico delle imprese della nostra filiera, essendo il costo energetico la seconda voce di spesa dopo quello delle materie prime. Vedo Manuel, buongiorno, poi anche tutti gli altri partecipanti, grazie, grazie di essere qua. Entreremo poi, io direi, magari in un secondo giro un po' sui temi della congiuntura. Il primo giro con voi, se mi consentite, lo vorrei fare partendo un po' dal motivo che ci porta qui questa mattina, che è Medistil. E quindi partirei da Manuel. Presidente Morandi, qual è il significato di questa edizione di Medistil? Perché è evidente a tutti che l'edizione 2021 ha dei significati che vanno oltre la manifestazione. Mi fermo qua e lo lascio raccontare brevemente a te. Grazie, grazie Lucio e grazie a tutti voi che ci state dedicando il vostro tempo. Il tempo è sempre una risorsa scarsa e preziosa, per cui grazie davvero. La prima riflessione che mi viene è questa. Noi in quest'anno, diciamo da italiani, abbiamo vissuto parecchie vittorie, nel senso i 100 metri che abbiamo visto, vinto alle Olimpiadi, la 4%, la squadra di calcio che ci ha emozionato durante l'estate, che ha vinto gli europei, la squadra di pallavolo femminile e l'altra sera maschile, ci siamo emozionati parecchie volte. Però lasciatemi dire che anche come Medistil vantiamo davvero un grosso primato. Noi l'abbiamo spostata, come dicevi Lucio, da marzo a maggio e adesso la spostiamo appunto a ottobre, però questo, lasciatemelo dire, è il primo evento importante nel settore dell'acciaio da quando è iniziata la pandemia a livello mondiale. Per cui c'è veramente tanta, tanta, tanta attesa. Abbiamo detto mille volte, sarà un'edizione diversa. L'obiettivo che volevamo raggiungere, l'abbiamo fatto un budget durante la pandemia, l'abbiamo raggiunto, ma non è certamente da confrontare con i risultati del 2019. Nel senso che tra i settori più avvantaggiati dalla pandemia c'è stata diciamo, l'upstream della nostra siderurgia, ci sono stati tanti altri settori, ma tra i settori più penalizzati, oltre al settore trasporti, a quello del turismo, c'è stato anche quello degli eventi. Quindi noi partiamo con Medistil con tanta voglia di rincontrarci, tanta voglia di capire attraverso un incontro fisico come riuscire in qualche modo a interpretare un mercato che ci sta ponendo tanti, tanti interrogativi, nel senso che noi abbiamo lasciato una valle
ricordiamoci come eravamo nel 19, noi siamo entrati nel tunnel nero, buio e faticoso di questa pandemia, ma non abbiamo lasciato una valle verde fiorita, erano momenti diciamo faticosi. Abbiamo attraversato questo tunnel, finalmente ne stiamo uscendo, vediamo un'altra valle. Non l'abbiamo neanche ancora scoperta tutta, la immaginiamo bella, verde, fiorita, ma dobbiamo riscoprirla completamente. Però devo dire che da quanto stiamo vivendo è veramente un altro mondo, cioè è un mondo che dobbiamo ricominciare a ripensare, perché dal punto di vista, voglio dire, del nostro modo di lavorare, del nostro modo di concepire gli eventi, dovrà essere ripensato. Quindi la pandemia, dal mio punto di vista, con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto vivere, ha accelerato certi processi che erano già in atto e dobbiamo cogliere questi processi. Quindi ci sono delle grandi opportunità che dobbiamo riuscire a vivere. Vi dirò, è stato veramente molto faticoso, perché riprogettare per due volte una manifestazione come Medisteel è stato veramente faticoso, e qui devo dire grazie a tutta la squadra, a partire da Lucio, ma non voglio far nomi, siete stati veramente bravi i nostri ragazzi. È stato molto faticoso, abbiamo dovuto riprogettare i contenuti. Ecco, speriamo di riuscire a trasmettervi questa voglia, questa magia che c'è nell'aria e che tutti noi riusciamo a respirare. Lo ricordava anche ieri Antonino Gozzi in un articolo molto bello scritto sulla Repubblica. Stiamo vivendo in un momento molto positivo, lui parla di ripresa, addirittura io vedo che è proprio un altro mondo, e anche la siderurgia dovrà accelerare quel processo che io continuo voglio dire a spingere, passando da un'industria pesante dove contano solo le quantità a un'industria pensante, e lo stiamo facendo molto bene, secondo me stiamo rispondendo molto bene a questi cambiamenti. Grazie Manuel. Alessandro Banzato, presidente, grazie di essere qui questa mattina con noi, anche per Federacciai, per tutta la parte, diciamo così, alta della filiera. L'edizione di Medisteel ha un significato particolare, non soltanto perché, lo dicevamo prima, l'acciaio è tornato grandissimo protagonista, non siamo mai stati tanto sui giornali, tanto nelle discussioni, tanto nell'attenzione dei talk, quanto in questi mesi, ma magari di questo parliamo dopo. Lo è anche per Federacciai, perché avete fatto una scelta che ci fa moltissimo piacere, è un onore naturalmente per Medisteel, ed è quello di fare di celebrare la vostra assemblea annuale proprio il secondo giorno di Medisteel, il pomeriggio del mercoledì 6 ottobre a Medisteel, nella nostra sala conference. Presidente Banzato. Sì, grazie Lucio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. No, la decisione di fare la nostra assemblea annuale all'interno della Fiera Medisteel è nata intanto per la fortunata coincidenza, voglio dire, che i tempi sì, erano buoni, e questo doveva essere una condizio sine qua non. Ma superato questo fatto, era un po', diciamo, un ritorno a casa di tutto il mondo dell'acciaio, la sottolineatura forte del concetto di filiera che io sempre tengo a sottolineare, e quale occasione migliore poteva essere il Medisteel e poteva essere la nostra assemblea annuale fatta all'interno del Medisteel. Per cui, diciamo, si sono bene sposati questi due elementi. Viviamo un momento nel mondo dell'acciaio, come è stato sottolineato bene da tutti quanti, da tutti voi che mi avete preceduto, ma anche dalle slide di Stefano Ferrari, viviamo un momento nel mondo dell'acciaio molto particolare. È un momento positivo che dura, diciamo, già dalla fine dell'anno scorso, perché insomma i primi segni di questo momento positivo si vedevano già nell'ultima parte dell'anno 2020. Chiaro che è una ripresa che porta con sé anche qualche forma di disordine, perché come abbiamo visto nelle slide di Stefano Ferrari, si vedeva chiaramente da dove venivamo a marzo 2020 e dove siamo arrivati nel primo semestre di quest'anno, per cui diciamo che una qualche forma di disordine all'interno di questa fortissima ripresa
voglio dire, era quasi normale, tra virgolette, naturalmente, per cui questo sicuramente è un tema, però ci aspetta, secondo me ci aspettano ancora dei tempi positivi. Abbiamo visto che anche per il 2022 ci si aspetta di avere un mercato altamente positivo, anche se ora, bisogna dire la verità, qualche forma di perturbazione in questo momento c'è, però ci aspettiamo per il 2022 una forma, un mercato positivo, e il Made in Steel sarà sicuramente un ottimo momento per continuare questo rilancio del nostro mondo. Tra l'altro alla vostra assemblea avrete poi un momento importante, perché ci sarà il ministro, quindi un momento di riflessione, certo. Di riflessione significativa col ministro Giorgetti e poi... Certo, perché, scusami Lucio, tutti i temi che sono stati anche da voi citati, da Manuel, sono tutti i temi che poi naturalmente nella discussione col ministro e nel confronto con il ministro saranno toccati sicuramente, per cui sarà sicuramente un momento importante. Grazie Presidente Banzato, Riccardo Benso, Presidente di Assofermet, anche con Assofermet, poi magari entriamo dopo nel merito di alcune questioni, però vorrei partire proprio da Made in Steel, perché a Made in Steel ci sarà un convegno che facciamo insieme dedicato alla filiera dell'acciaio, dedicato al commercio, dedicato alla catena del valore, una catena del valore che è ben rappresentata naturalmente da Assofermet e che è alle prese con grandissime trasformazioni. Quindi anche per voi, Riccardo, una presenza particolare e significativa a Made in Steel quest'anno. Ah sì, grazie Lucio. Certamente, oltre a la nota assolutamente gradita del riprendere in presenza, ad incontrarci, a confrontarci, a far vivere, no, questa community dell'acciaio, credo che tutti abbiamo un grande bisogno di rincontrarci proprio fisicamente, di poter comunque avere una modalità di socializzazione più simile a quella tradizionale. Nonostante il fatto che tutta la digitalizzazione della comunicazione è servita moltissimo, quest'anno e mezzo abbiamo avuto l'esplosione di elementi innovativi su questo tema, fantastici. Voi tra l'altro ne siete un protagonista, perché siete stati con i vostri webinar e con tutte le attività che avete svolto veramente di grande supporto per la community. E tornando ai temi del Made in Steel, effettivamente noi cercheremo di affrontare un po' i temi che hanno riguardato la filiera della distribuzione e della trasformazione, analizzando quello che è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo, ed effettivamente, come diceva anche Banzato, è stato un periodo di grande trasformazione, perché è stato disomogeneo, sono state delle fasi veramente molto difficili anche da leggere per gli operatori. Quel che comunque è accaduto è che per l'intero comparto si sono aperte delle grandi opportunità, soprattutto legate poi a questi piani di investimento straordinari che stiamo posando a terra, che probabilmente vedranno la loro massima fase di implementazione nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E quindi diciamo che le premesse sono buone per il nostro settore, perché veniamo da un ottimo anno, un ottimo 2021, sotto il profilo comunque anche delle marginalità, buone anche per il settore distributivo, direi, non quanto buone magari il settore della produzione, ma certamente buone. Questo consentirà anche di avere una stagione di investimenti, a mio avviso, molto positiva. Resta il fatto che è proprio anche nelle ultime settimane si sta aprendo un dibattito importante per cercare di sbrogliare la matassa delle criticità che si stanno comunque appalesando, dovute anche a tutta una serie di strumenti difensivi, di protezione che abbiamo visto negli ultimi anni, ma di questo poi ci sarà modo di parlare, di discutere, di confrontarsi, perché comunque il tema è complesso. Però resta il fatto che siamo molto contenti che soprattutto la politica si sta accorgendo di questo problema e credo che nelle prossime settimane porrà una grande attenzione e lavorerà moltissimo, credo anche in staff con tutti noi, a partire dai produttori, ma anche distributori, trasformatori, utilizzatori, per poter trovare le soluzioni più opportune. Grazie Riccardo.
Stefano Vittorio Cune, coordinatore commerciale territoriale di Biper. Biper Banca ha deciso di stare vicino a Siderweb in due grandi attività che facciamo, Made in Steel naturalmente e bilanci d'acciaio. La domanda che faccio a Stefano è, diciamo, siete insieme a noi in questo momento sul più grande palcoscenico europeo dedicato al mondo dell'acciaio. Perché questa scelta e che cosa vi aspettate, Stefano, da questo incontro, da questa prima assoluta dopo la pandemia per l'acciaio? Innanzitutto saluto gli ospiti e saluto Lucio e il Presidente Morandi. Ma innanzitutto grazie perché per noi questa è oggettivamente un'opportunità. Credo che sia un'opportunità per tutti perché le persone che hanno parlato prima di me, i presidenti, hanno evidentemente evidenziato la straordinarietà del momento e noi la viviamo evidentemente con la responsabilità di voler essere partner di questa straordinarietà del momento. Il titolo è impegnativo, è sfidante, perché Biper è evidentemente attenta osservatore di questa fase. Ma innanzitutto l'abbiamo detto tante volte, l'acciaio è oggettivamente predittivo e dal nostro osservatorio tocca tutti gli ambiti dell'economia. Quindi essere qui in ascolto, ripeto, con attento ascolto, per noi evidentemente significa studiare e imparare meccanismi che ci interesseranno nei prossimi mesi. Credo che qualcuno abbia riferito di temi che per noi sono temi di grande attualità. Il concetto di filiera, che per noi evidentemente è un concetto che ci pone anche alla luce poi degli investimenti che anche il Presidente penso ha indicato, la stagione di investimenti importanti in cui ci piacerebbe e ci piacerà esercitare un ruolo evidentemente di primo livello, anche per la responsabilità di dimensione che abbiamo oggi come Biper Banca sul territorio nazionale. I temi che poi ha indicato Ferrari sono tutti temi che da un punto di vista di trasversalità ci toccano in tantissimi ambiti. Quindi il fatto di essere qui oggi per noi è una fortuna. Io ringrazio il Presidente Morandi, ringrazio te Lucio, ringrazio i tuoi interlocutori. Abbiamo partecipato a una serie di webinar per noi importantissimi. Importantissimi perché decodificare momenti straordinari, ripeto come questo, per noi significa poter essere veloci e rapidi nel mettere a disposizione poi la finanza che credo che sarà uno degli elementi, non l'unico elemento, ma uno degli elementi importanti per consentire di non perdere l'opportunità. Ecco, io credo che la responsabilità che ognuno di noi ha, e noi la sentiamo forte dalla nostra parte, è che stiamo vivendo un momento straordinario. I momenti straordinari credo che debbano essere occasioni da non perdere. E lo diciamo per il Paese, con la responsabilità di 1.800 filiali su tutto il territorio e una trasversalità di economia importante. Già oggi noi abbiamo cifre importanti sul mondo dell'acciaio. Noi oggi abbiamo qualche miliardo di euro evidentemente che in questo momento sostiene, ma siamo pronti a fare la nostra parte nella misura in cui evidentemente riusciremo a interpretare le fasi di cambiamento e le tempistiche nella maniera corretta. Ecco, sottolineo il tema del tempo perché credo che la velocità di execution per la nostra parte sarà uno degli elementi importanti. In scenari di mercato come questi, che sono soggetti a variabili, credo che abbia presentato bene, credo che poter contare su partner che abbia una comprensione di scenario e una velocità di risposta sarà l'elemento distintivo. Ed è questo il motivo per cui evidentemente oggi Biper Banca è convintamente sul palcoscenico di Siderweb. Grazie Stefano. Questo secondo giro vorrei provare a affrontare un pochettino più nel merito una serie di questioni. Comincerei ancora da Manuel. Innovazione, digitalizzazione per il rinascimento. È un po' sono questi temi che abbiamo scelto. Dicevo prima, li abbiamo elaborati sia all'interno, ma nel corso di fatto anche con tutti i nostri webinar, perché intorno a questo poi hanno ruotato che si parlasse di mercato, si parlasse di risorse umane, si parlasse di digitalizzazione, si parlasse di attenzione alle persone. Ecco, Manuel, che significato assumono queste due linee evolutive e lasciami dire che cosa ti aspetti che da questa riflessione Made in Steel, lo scriviamo, l'ho scritto anche nell'editoriale che poi troverete in fiera, è sempre stato il momento nel quale, diciamo così, l'acciaio ha trovato un pezzo di futuro, non tutto naturalmente e non per merito nostro ma per merito vostro, per merito di tutta la filiera. Quindi che cosa ti aspetti che ne venga come stimolo ulteriore da questa edizione?
Tra le persone che abbiamo voluto invitare proprio per puntare sui contenuti, oltre all'Assemblea di Federacciai, abbiamo una persona, Alec Ross, di cui io sono un ultra, un fans, che nel 2016 aveva pubblicato questo libro, si intitola Il nostro futuro, come affrontare il mondo nei prossimi 20 anni. E vi dirò che molti degli spunti che, voglio dire, che io riprendo derivano da lui. Terrà all'inizio una lectio magistralis, veramente diciamo un tentativo di spingere anche il nostro mondo verso il futuro, perché noi in questo momento non dobbiamo pensare in modo nostalgico a ritornare a un passato che non c'è più. Abbiamo bisogno di futuro. Alec Ross parla di giovani, parla di donne, parla di innovazione, parla di sostenibilità, tutti i temi che noi stiamo affrontando e il nostro mondo sta affrontando da sempre. Lo dobbiamo fare in un modo nuovo, diciamo contaminante. Mi viene sempre in mente quando si parla di rinascimento, il vero rinascimento, nel senso che nel rinascimento fu quell'epoca d'oro, voluta tra l'altro da Mecenati. Lorenzo il Magnifico divenne signore di Firenze nel 1469 a 20 anni, quindi un giovane che mise insieme, contaminando scultori, poeti, artisti, e quella cosa che si chiama Rinascimento, che fu soprattutto, prima di essere qualcosa di concreto, un movimento culturale, è quella cosa che il mondo ci invidia e che nessun cinese riuscirà mai a copiarci. Ecco, noi stiamo vivendo una sorta di movimento simile che dobbiamo riuscire in qualche modo a governare, a cavalcare, ripeto, mettendo sempre al centro l'uomo. Tra l'altro, quest'anno, io voglio dire, avevo 20 anni di meno, nel 2001, proprio a ottobre, l'11 ottobre, a un mese dalla caduta delle torri, presentavamo Siderweb, una cosa molto innovativa, strana, voglio dire che all'inizio mi aveva creato un po' di problemi nella comunità dei miei amici, perché dicevo, ma queste informazioni che prima non circolavano, adesso le fai circolare. Ecco, secondo me le parole chiave di Siderweb sono ancora conoscenza, contaminazione, cooperazione. E c'è un mio amico, un bresciano, che mi ha detto anche la CD, non lo dico, ma di fortuna, nel senso che abbiamo anche avuto la fortuna di far cadere Medisteel all'interno di un momento importante. Ecco, tutte queste parole chiave sono quelle, voglio dire, che stanno animando la nostra community e che vogliamo riprendere. Ecco, dobbiamo riuscire in qualche modo tante volte a portare dentro quegli stimoli che ci vengono da mondi diversi, il mondo della finanza, delle banche, dell'università, dei centri di ricerca, ripeto ancora una volta, ma lo dirà meglio di me Alec Ross, dal mondo dei giovani, da cui dobbiamo davvero inserirli nei posti di comando, delle donne e di tutti quei mondi, dalle start-up, eccetera, che possono far crescere ulteriormente il nostro mondo, che viene purtroppo percepito ancora come vecchio, fatto, composto da maschi, brutto, cattivo e sporco. Ecco, non è questa l'immagine vera del nostro settore, dobbiamo però cambiarla mettendoci non soltanto il pensiero lungo, ma anche delle azioni concrete. Alessandro, Presidente Banzato, poi magari sul tema delle risorse umane ci torniamo. Prima però volevo chiederti, dicevamo prima, Stefano ci ha consegnato attraverso, diciamo così, le sue slide, un mondo, il nostro, in grandissima crescita, con alcune, lo dicevi tu stesso prima, con alcune criticità che derivano dal fatto che, per esempio, abbiamo delle problematiche strutturali in campo energetico che adesso state pagando in modo significativo. Abbiamo avuto degli squilibri, poi ognuno la interpreta a modo suo, ma lungo la catena delle forniture e del valore. Diciamo che anche nella parte alta della filiera non tutte le produzioni, abbiamo fatto la settimana scorsa un webinar sugli speciali,
proprio con, tra l'altro c'era anche la tua azienda, i rappresentanti della tua azienda, non tutti i settori della produzione sono andati allo stesso modo. Quindi un mondo variegato che dobbiamo avere la capacità anche di leggere nella sua diversità, perché se mettiamo tutto insieme rischiamo poi effettivamente di non cogliere quelle che sono le dinamiche, e cogliere le dinamiche è decisivo per trovare la strada. Ecco, da questo punto di vista, quali sono i momenti forti che vedi, quali sono le criticità sulle quali pensi che dovrete insieme tutti lavorare? Ma Lucio, allora, come dicevi giustamente tu, è giusto sottolineare anche all'interno del grandissimo mondo che è il mondo dell'acciaio, è giusto sottolineare alcune peculiarità che poi, voglio dire, all'interno del nostro mondo vanno in maniera specifica su certi settori. Allora, diciamo, i temi che sono stati temi grandi e che lo sono tuttora all'interno del nostro mondo, per esempio io potrei citare la questione dei prodotti piani, con la questione di Taranto che ha fortemente influenzato anche, diciamo, il mondo che poi ne viene a valle, ed è per cui anche la discussione che è sempre attuale sulla questione della salvaguardia, e che con Riccardo Benso ogni tanto ci troviamo a confrontarci, anche se in maniera sempre, credo, civile e costruttiva, ma insomma ci sono delle specificità all'interno del nostro mondo produttivo che obiettivamente influenzano anche in maniera forte tutta la filiera. Sulla questione di Taranto, noi per esempio ci siamo giustamente, credo condiviso da tutta la filiera, battuti in maniera forte perché Taranto ritorni ad essere un elemento produttivo, diciamo, più forte rispetto a quello che è adesso, perché riteniamo che questo potrebbe, tra virgolette, un po' semplificare anche la questione della filiera a valle, e di questa cosa ne siamo altamente convinti. I temi energetici stanno esplodendo in maniera forte in questo periodo, in questo ultimo periodo, direi negli ultimi 4-5 mesi, perché abbiamo assistito a un aumento dei prezzi sia di gas che di energia elettrica, che è un aumento veramente al limite dell'incredibile, ma è credibile perché sta avvenendo, per l'appunto. Questo devo dire che potrebbe essere un elemento di fortissima criticità, anche se noi pensiamo agli sviluppi futuri e alla possibilità del nostro mondo di crescere ancora. Qui mi riallaccio a un altro, secondo me, dei temi fondamentali, che è il tema del Green Deal, del Fit for 55 e di tutti gli investimenti che, giustamente, perché sia ben chiaro, il nostro mondo non è un mondo che, come diceva anche Manuel prima, è un mondo che guarda la sua modernizzazione, la sua crescita, il suo sviluppo anche da questo punto di vista. Per cui anche il Green Deal sarà un momento di sfida altissimo per i prossimi 10 anni del nostro settore, un momento che richiederà degli investimenti enormi, e investimenti enormi che noi, per cui noi chiediamo al nostro paese, all'Europa, di starci vicino, ma non un supporto, direi così, di soldi a pioggia. Ci sono sicuramente forme di supporto al nostro mondo, al mondo dell'industria in generale, al mondo dell'acciaio in generale, che mi viene un esempio: l'industria 4.0, provare a ritagliare una specie di industria 4.0 anche per supportare gli investimenti enormi che richiederà il Green Deal in futuro. Per cui le sfide sono tantissime, qualcuna ce la stiamo già giocando da un po' di tempo, citavo Taranto per citare il mondo dei piani. Quella dell'energia ci siamo in mezzo, in pieno in questo momento, e vedremo, qui capiremo nei prossimi mesi cosa succederà. L'aumento dei costi è sotto gli occhi di tutti. E il futuro, il Green Deal, quello che succederà domani, anche quello una grandissima partita per il nostro mondo. Ecco, lasciami dire anche sull'altro lato, il Green Deal potrebbe giocare qualche elemento di scompenso sul versante della nostra competitività, anche se, come giustamente dicevi tu, è un orizzonte ineludibile. Dall'altro però abbiamo anche tutto il PNRR con la possibilità di sostenere gli investimenti, in particolare in grandi opere, eccetera, eccetera,
che richiedono, sono fortemente, diciamo così, a base di acciaio, ecco, da questo punto di vista. Sul tema delle grandi opere, questo è importantissimo, perché il PNRR le supporta in maniera forte, ma leggevo che comincia a serpeggiare un po' di preoccupazione, perché si fa fatica, per esempio, a trovare i commissari per la gestione di queste grandi opere. Allora mi riallaccio a quello che diceva il dottor Kuhn prima, tempestività. È vero, c'è necessità di una tempestività di supporto finanziario a tutto quello che sarà necessario per lo sviluppo del nostro settore nei prossimi anni, ma c'è anche la necessità, e credo che il PNRR se la porti con sé questa necessità di tempestività, anche per essere molto veloci e tempestivi nello sviluppo delle grandi opere, che le grandi opere daranno sicuramente una mano allo sviluppo del nostro settore a 360 gradi in futuro. Riccardo, Presidente Benso, volevo con te addentrarmi un po' sugli elementi anche, diciamo, di criticità, poi nel caso poi ne riparliamo anche con il Presidente Banzato, che questo sviluppo fortissimo di questi mesi in chiave di mercato, di prezzi, di domanda, sull'altro lato di mancanza di materiali, ha creato ai distributori naturalmente, ma diciamo ha creato anche agli utilizzatori, nel senso che poi tutta la catena arriva fino all'utilizzo e naturalmente poi arriva fino al consumatore finale. Non è soltanto un problema di acciaio, naturalmente è un problema più generale di materie prime, cito per esempio anche di prodotti di alto livello come tutti i microchip che stanno creando un fortissimo rallentamento, per esempio nel settore dell'automotive, che in questo momento potrebbe chiedere ulteriore acciaio, ma che invece ha dovuto rallentare la produzione proprio perché mancano altri componenti. Riccardo. Ma allora, come tu sai benissimo e come credo che tutti quelli che seguono abbastanza con assiduità e da vicino questa community dell'acciaio, Assofermet si sta spendendo da moltissimo tempo per un approccio al tema difensivo, chiamiamolo difensivo, come fondamentalmente piace di più al comparto dei produttori, come l'approccio al tema difensivo sia veramente un approccio che vada un po' rivisto, perché abbiamo bisogno innanzitutto di coinvolgere tutti gli attori. Cioè questo tema delle misure protezionistiche è un tema che non deve essere un tabù da una o dall'altra parte, però è un tema che va assolutamente affrontato in chiave di filiera. Mi trovo assolutamente d'accordo con quello che diceva prima il dottor Kuhn sull'importanza degli assetti di filiera. Sono organismi molto fragili e adesso noi ne stiamo vedendo alcune conseguenze, alcune criticità molto gravi nei porti, con il blocco, con le navi che galleggiano in rada, con l'impossibilità di sdoganamento di materiali assolutamente fondamentali per portare avanti tutti gli investimenti legati ai futuri piani del PNRR. Quindi si stanno addensando alcune nubi all'orizzonte che potranno generare degli effetti molto negativi, che secondo me vengono un po' anche dall'aver affrontato questi temi in una maniera, secondo me, un po' disomogenea. Bisogna innanzitutto per il futuro, secondo me, imparare la lezione e coinvolgere tutti gli attori, ma non perché io voglia sedermi al tavolo, ma perché credo che la mia associazione lo meriti di sedersi al tavolo. Io credo che vada sempre coinvolta l'associazione dei trasformatori, dei prelaboratori, dei commercianti, dei distributori, come chi rappresenta gli utilizzatori. Io non ti nascondo, Lucio, che ricevo delle telefonate da grandissimi utilizzatori, ma aziende che non avrei mai pensato che potessero alzare il telefono e voler avere un confronto con me, perché sono molto preoccupati, ma non sta succedendo nelle ultime settimane, perché la politica se ne sta accorgendo ora, ma questo tema è sul tavolo degli amministratori delegati e di chi gestisce le grandi supply chain dei grandi utilizzatori da mesi. Noi sono mesi che denunciamo la criticità della situazione e quindi io sono un inguaribile ottimista, cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, mi piace moltissimo il confronto, quindi io raccolgo con entusiasmo la disponibilità di tutti i pezzi della filiera, primo tra tutti quello del Presidente Banzato,
E dico, per il futuro cerchiamo veramente di fare in modo di costruire le regole del gioco in una maniera tale che il sistema dello sviluppo, il sistema della messa a terra degli investimenti, il sistema della rincorsa di modelli competitivi che dovranno riguardarci, perché l'Europa è all'interno di un mondo, di uno scenario globale fortemente competitivo, possano comunque essere comunque disegnati in modo tale che poi tutte le aziende del territorio ne possono trarre beneficio. Tutto qui. Poi sul tema delle salvaguardie, io dico massimo appoggio alla politica che si è svegliata, che si è accorta del problema. Adesso siamo in trepidante attesa di capire che tipo di azioni metteranno in campo. È ovvio che Assofermet sposa in pieno ed è molto, molto contenta che in questo momento si parli di una sospensione della salvaguardia, perché temporaneamente noi crediamo che sia l'unica soluzione per risolvere i problemi che abbiamo soprattutto negli approvvigionamenti degli utilizzatori e del blocco dei porti. Poi ovviamente bisognerà invece fare una fase nuova di costruzione dei nuovi strumenti. Però adesso mi faccio aspettare ancora un secondo, Stefano, vorrei tornare da Vanzato. Io ho due sensazioni. La prima è che oggettivamente, come dire, una qualche, ma lo dicevi anche tu prima, Presidente Vanzato, una qualche forma di interlocuzione nuova vada trovata. Ho però la sensazione che intorno, però ve la metto lì così, che intorno al tema della salvaguardia lo facciamo diventare una sorta di Moloch, per poi un pochettino dimenticare altre, come dire, elementi che si stanno muovendo e che invece, come noi abbiamo parlato spessissimo dei nostri webinar di macro regionalizzazione, della necessità di avere al proprio interno di un mondo che è nuovo. Ecco, Presidente Vanzato, il tuo punto di vista su questo. Allora, sul tema della salvaguardia, nonostante, voglio dire, la disponibilità al dialogo, ma Riccardo lo sa, non siamo d'accordo, cioè noi non siamo assolutamente a favore della sospensione della salvaguardia, questo ci tengo a sottolinearlo e questo è un punto per noi fondamentale. Io poi, voglio dire, potrei portare un sacco di esempi sui microchip, non c'è la salvaguardia, eppure non arrivano neanche lo stesso in Italia, ne dico in Europa, e l'industria dell'automotive ne soffre in maniera importante. Ma insomma, al di là di questo, giusto per chiarire insomma un punto, ripeto, il dialogo, per carità, però insomma poi bisogna trovare un modus che vada bene. Sul fatto che ci si trovi di fronte a un momento in cui c'è un cambio, insomma, quando abbiamo cominciato a parlare di reshoring, io mi ricordo, ne abbiamo parlato proprio con voi, credo con voi in un qualche webinar a cui mi è capitato scorso, sì, a cui mi avete gentilmente invitato. Insomma, quando parliamo di reshoring parliamo di un tema importantissimo. Il fatto, ci siamo accorti nel periodo che è venuto dopo marzo 2020, che il fatto di avere produzioni che sono fondamentali così lontane da dove poi il materiale andava usato diventava un problema serissimo per la nostra industria. Un'industria, poi, quando parliamo di Italia, parliamo di manifattura, seconda manifattura europea, bisogna che ci ricordiamo. Per cui, su quel tema, il fatto di poter riavvicinare, di portare a casa un po' di produzione, direi che è fondamentale, ma ritorno a quello che dicevo prima, mi riallaccio al fatto che noi abbiamo bisogno, per esempio, di riportare Taranto a dei livelli produttivi che siano più consoni a quello che la manifattura italiana chiede. E sicuramente, ripeto, legittimissimo il fatto di avere dei dubbi sulla salvaguardia, nessun dubbio su questo che ci sia legittimo averli, ma io credo che con una Taranto in funzione in una maniera, direi, più consona alle necessità del nostro paese, molti problemi sarebbero stati inferiori. Purtroppo siamo finiti in un momento di forte richiesta anche con questo problema ancora in corso, e ora vedremo i piani industriali prossimi che cosa ci diranno. Questo sarà molto importante, ma insomma ci sono dei temi che sono fondamentali: il reshoring, la capacità di supportare le nostre imprese italiane che sono fondamentali, che naturalmente giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro. Certo, questo non c'è dubbio. Stefano, all'interno di tutto questo, dicevamo prima, lo
accennavi tu, ma è così, il sistema bancario, il sistema del credito, il sistema del supporto, che non è soltanto finanza, ma è anche, lo dicevamo nel webinar la settimana scorsa, consulenza, vicinanza alle imprese, è appunto centrale. È centrale anche perché il nostro mondo è alle prese, e quello che è successo in questa settimana è un cambio anche questo di paradigma, quindi il fatto che Taranto, ST di Taranto, entra a far parte del gruppo Alvedi, creando un campione non solo nazionale ma europeo a questo punto, muove, è come quando nel mondo bancario comincia, non dico un risico, ma sicuramente una nuova stagione. Ecco, all'interno di questa stagione serve, oltre che la vicinanza della finanza, diciamo così, ordinaria, anche la finanza straordinaria. In questo, il ruolo della banca quale è? Quale può essere? Allora, il ruolo della banca, io evidentemente rispondo per Piper, perché credo che con l'ambizione che noi abbiamo di voler giocarci questa partita da protagonisti, io credo che per rispondere alla tua osservazione dobbiamo immaginare che non si possono affrontare temi nuovi o temi diversi, perché correttamente qualcuno ha disegnato, credo Stefano Ferrari, uno scenario diverso rispetto a quello che soltanto 8, 10, 12 mesi fa immaginavamo, con strumenti vecchi. L'abbiamo detto l'altro giorno nel webinar. Credo che da questo punto di vista il sistema bancario, e BPER in particolare, si debba dotare di ipotesi di soluzione che siano soluzioni, fammi dire, nuove per problemi nuovi e per scenari nuovi. Abbiamo parlato del tema delle filiere. Il tema delle filiere è un tema, io credo, una delicatezza fondamentale. L'oggetto filiera è un oggetto che va trattato con grandissima cura e attenzione. Noi ci siamo dotati in una direzione Corporate Investment Banking che è affidata a Marco Mandelli, che tra l'altro forse ricorderai, perché credo che sia stato ospite in passate edizioni di Cyberweb, quindi è persona che per un attimo è attenta a questo mondo. Crediamo che questa industria meriti specialisti dedicati e quindi persone che abbiano competenze specifiche, e immaginare anche risposte che siano competenze evidentemente specifiche. Io penso a strumenti come Basket Bond, penso a strumenti che non siano la semplice finanziamento bilaterale, che ha la sua importanza, la sua fondamentalità, ma non può essere l'unica risposta, non può essere una risposta, fatemi dire, datata a problematiche nuove. I punti di attenzione che avete citato, la ripresa, la carenza del materiale, il temone dell'energia, perdonatemi, che poi avrà effetti sui mercati inflattivi che tutti siamo poi attenti a leggere, la volatilità, tutti i temi europei di salvaguardia, sono tutti argomenti che credo che richiederanno anche la costruzione di strumenti che debbano tenere di conto evidentemente di variabili che una volta erano probabilmente meno incisive, ma che nei prossimi anni saranno fortemente incisive. Quindi alla domanda credo che la risposta più corretta sia immaginare su piani di investimento importanti strumenti che consentano da un lato di fare la gamba finanziaria di supporto e dall'altra che diano un contributo anche in termini di consulenza. Cioè, non credo, per sintetizzare, che si possa rispondere a una domanda nuova con una risposta vecchia. Ecco, questo è il tema, credo, fondamentalmente. Vi vorrei fare ancora una domanda, poi magari se me ne, come è successo prima, mentre chiacchieriamo me ne viene qualcuna, ve la faccio, prima di dare poi la parola ai colleghi giornalisti che volessero farvi loro delle domande. Ricordo che i colleghi giornalisti che vogliono intervenire devono alzare, diciamo così, la mano virtuale. A quel punto io vedrò chi sono e gli attiveremo la possibilità di intervenire. Lo faremo soltanto, dicevo, con i colleghi che si sono registrati come giornalisti nella apposita sessione di registrazione. L'ultima domanda era un po' uguale per tutti, che vi vorrei fare, poi lascio a voi fare anche digressioni se avete qualche cos'altro da aggiungere, ed era un po' che tipo di, dicevamo, è un mondo nuovo, è una Medistill, sarà un'edizione di Medistill, diceva prima Emanuele Morandi, diversa, perché lasciatemelo dire, è inconfrontabile con quelle precedenti, perenne situazioni, non soltanto perché è cambiato il mondo, quindi un pochettino siamo cambiati anche noi, perché gli aspetti contenutistici, ma lo lascio dire a te, Presidente Manuel,
ci siamo molto concentrati sull'idea di ragionare su di noi, ma senza dimenticare che appunto l'acciaio è apertura al mondo. Quando parliamo di innovazione, quando parliamo di sostenibilità, tutte le nostre azioni finiscono poi per toccare, per incidere sulla comunità nelle quali viviamo, e le comunità nelle quali viviamo ci guardano, perché non solo acquistano i prodotti che sono fatti col nostro acciaio, ma sono i nostri vicini di casa, quindi è tutto fondamentale, e lasciatemelo dire, tutto si tiene. Manuel, che cosa ti aspetti che esca da questa Medisteel? Fammi una previsione. Ecco, ricordiamoci, ma l'avete detto tutti voi, che l'acciaio, voglio dire, è un termometro molto importante per misurare lo stato dell'economia reale. Non è finanza, non è speculazione, ma economia reale. Mi piacciono molto i discorsi che sono stati fatti da Alessandro, da Riccardo, sul tema, da Stefano, sul tema della filiera, nel senso che sempre più dobbiamo ragionare in termini sistemici, perché se non affrontiamo questo tema non riusciamo nemmeno a pensare, per esempio, a dei progetti con cui andare a prendere questi 220 miliardi, che ricordiamoci, in parte sono fondo perduto, in parte sono debito. Noi in questo momento dobbiamo fare un debito buono, come direbbe il nostro Super Mario. Quindi, dobbiamo ragionare per creare un sistema competitivo, e noi abbiamo invitato proprio a Medisteel tutte le persone, gli imprenditori, perché è vero che ci stanno arrivando dagli aiuti dall'Europa, ma qui abbiamo bisogno veramente degli imprenditori, degli intraprenditori, coloro che, si tirano sulle maniche e cercano di mettere a terra questi progetti davvero in un'ottica di sistema. Qui ci giochiamo i prossimi decenni, ma non giochiamo soltanto nel settore dell'acciaio, che è strumentale rispetto ad altri settori, le costruzioni, l'automotive, eccetera. Ce lo giochiamo per i nostri figli. Quindi in questo momento a Medisteel mi aspetto che esca un'idea nuova di futuro per l'Italia, per l'economia, per i nostri figli, e qui imbocchiamo la via del debito buono, oppure siamo destinati, a fallire. Quindi abbiamo bisogno davvero di questo salto culturale, dove non parlo di aggregazioni, di fusioni, eccetera, ma dobbiamo metterci insieme per un progetto comune che riguarda la nostra Italia, la nostra Europa, il nostro mondo. Grazie Manuel. Alessandro, che cosa, qual è la sensazione che senti, cos'è che ti aspetti questo mondo nuovo che stiamo lavorando insieme, ognuno per la nostra piccola parte, a costruire? Allora, vorrei fare un po' di collegamento con quella che era stata un po' l'idea, l'immagine del Medisteel 2019, che mi ricordo era Still Human, mi ricordo, e mi ero complimentato quando ero andato a fare il saluto iniziale con perché insomma si toccava un tema, un tasto che per il nostro mondo è fondamentale. È vero, un mondo di investimenti in macchinari che devono sempre progredire, per carità, ma alla base è sempre la capacità dell'uomo di farli progredire e poi di gestirli, per cui mi era piaciuto il tema Still Human, così come mi piace il tema di oggi, Rinascimento. Veniamo da un momento pazzesco, nessuno si sarebbe immaginato, che sarebbe quello che ci è successo un anno e mezzo fa. C'è stato Rinascimento, però è un Rinascimento che ci pone delle sfide nuove per il nostro domani. Allora, quale momento migliore della fiera del nostro mondo, del punto di incontro del nostro mondo, per provare a esplorare quelli che sono gli obiettivi, per provare a capirli meglio, per provare a darci delle risposte delle idee per futuri sviluppi. Prima abbiamo toccato il tema Green Deal. Il tema Green Deal sarà un driver e un tema di sviluppo, di crescita e di grandissimi investimenti per i prossimi anni. Mi aspetto che anche su questo campo a Milano si discuta, ci si confronti e nascano delle idee per il nostro mondo e per il suo sviluppo futuro. Riccardo, grazie Alessandro. Riccardo, presidente di Assofermet. Io sicuramente mi aspetto, proprio per i
ragionamenti che abbiamo condiviso stamattina sul tema della filiera, che la filiera abbia finalmente un'occasione per confrontarsi, per magari stabilire delle nuove regole di interlocuzione. Questo ne sarei veramente gradito, perché credo che ne abbiamo bisogno. Non perché non sia funzionato nulla in questi anni, è funzionato, un certo confronto c'è stato, non voglio buttare via tutto, sia ben inteso, però credo che proprio il nostro settore, l'acciaio, anche per le caratteristiche intrinseche che ha nelle sfide tecnologiche e industriali che ci saranno in futuro, perché ricordiamoci che l'acciaio è una materia prima fondamentale in tema della sostenibilità, proprio per le caratteristiche di riciclo straordinarie che ha. Quindi io credo che prima di tutto bisognerebbe cercare di mettere le basi per, da qui al futuro, su questi temi avere dei tavoli permanenti con attori istituzionali, con la politica, con i produttori, con gli utilizzatori, col sistema del credito, fare veramente un ragionamento un po' inizialmente complesso, ma che credo che poi avvierebbe una macchina che potrebbe confrontarsi in maniera comunque periodica sullo stato d'avanzamento dei lavori tutto il comparto. Io credo che sia importante farlo, proprio perché in attesa che l'Ilva torni ai fasti del passato, e tutti ce lo auguriamo, e Alessandro ha fatto benissimo a fare quella sottolineatura che io condivido pienamente. Siamo tutti un po' nazionalisti in questo senso, no? Saremo tutti felicissimi di poter comprare molti più prodotti siderurgici, magari vicino a casa, nella nostra regione, nel nostro territorio, nel nostro continente. Però la realtà a volte è un po' differente, quindi tornando ai temi di nuovo un po' che ci hanno diviso in questi anni, io credo che alla luce dei fatti, di come è il campo da gioco oggi e del match che c'è tra la domanda e l'offerta all'interno dell'Europa, valga la pena di raccogliere questo grido d'aiuto che adesso è venuto anche da parte del ministro Giorgetti, per provare un po' a riragionare anche su questi temi che stanno mettendo in grande difficoltà alcuni importanti utilizzatori e anche ovviamente gli associati che io rappresento. Però in questo momento il grido di dolore più forte da parte di alcuni utilizzatori. Ti ringrazio, grazie Presidente Benso. Stefano, che cosa ti aspetti da questa vostra prima? Che Medistil sarà? Che messaggi? Ah, certamente mi aspetto degli spunti, credo che troveremo ampie conferme, credo che l'abbia detto prima Emanuele, no? Industria pesante verso industria pensante. Ecco, io vi devo dire dal nostro osservatorio, evidentemente, che noi troviamo delle aziende eccellenti da un punto di vista di interlocuzione. Noi mediamente nel mondo dell'acciaio, evidentemente queste sono considerazioni generali, che però trovano un riscontro numerico significativo, troviamo aziende ben organizzate, aziende che sono in grado di affrontare situazioni come quella attuale con una capacità di resilienza non banale. Sono particolarmente colpito, quando mi capita di confrontarmi con alcuni interlocutori su operazioni specifiche, anche da un livello di profondità di analisi del dato, veramente, fatemi dire, di grande qualità. E credo che questo sarà uno degli elementi caratterizzanti nell'interlocuzione dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Cioè un controllo, fatemi dire, di una situazione complessa che oggi il vostro mondo sta dimostrando di avere, e credo che sarà una capacità che andrà ulteriormente affinata. Però già oggi noi troviamo dei livelli di interlocuzione lato nostro, quindi evidentemente per le cose che possono succedere e occorrere a noi da un punto di vista di analisi, con un livello di professionalità che non è mai deludente. Quindi è certamente un mondo di altissima competenza, con una capacità di controllo e di lettura dei fenomeni che oggettivamente credo meriti la nostra attento ascolto. Io mi fermerei qua, vedo che abbiamo Gilda Ferrari del secolo XIX che si è iscritta nella chat essendo giornalista. Dicevo, darò la parola solo ai colleghi che si sono registrati nell'elenco, diciamo così, di quelli che potevano intervenire questa mattina. Gilda, ti lascio la parola, benvenuta, grazie di essere con noi. Gilda, ecco. Ci sono, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Buongiorno.
No, io volevo un po' chiedere a tutti gli intervenuti se ho seguito le vostre presentazioni, se a fronte della straordinarietà della fase che sta vivendo la filiera, la situazione di settore e di mercato nazionale e internazionale, ritenete possa agevolare l'individuazione e anche la messa a terra di una soluzione per il caso Taranto, o se in realtà questo Rinascimento è ininfluente, cioè incapace di incidere a fronte delle problematiche, dei problemi complessi del polo tarantino. Vuoi cominciare tu, Presidente Vanzato? Ma direi che non è che deve essere questa situazione il motore e la spinta per la soluzione, per cercare e trovare soluzioni alla questione Taranto, perché, come penso prima avevamo anche un po' condiviso, è assolutamente necessario. Allora, il fatto di ritornare su dei livelli produttivi a livello di tonnellate un po' più consono alla necessità, questo è un obbligo. Sul fatto che si debba portare diciamo, a compimento e a sviluppo totale il piano ambientale che era previsto e che credo che a questo punto sia veramente a buon punto. Per esempio, c'è la copertura dei piani minerari che è già stata fatta. Ci sono sicuramente altre idee di investimento anche da un punto di vista produttivo che sono sicuramente in campo e che penso toccheremo con mano più avanti quando verranno presentati i piani di sviluppo per i prossimi anni. Ma la situazione di mercato della filiera ci deve assolutamente spingere a trovare delle soluzioni per Taranto, ma oserei dire anche in tempo veloce perché ne abbiamo l'assoluta necessità. Riccardo, Beh, io credo che questa stagione che stiamo vivendo e lanciando anche un po' lo sguardo più avanti e che vivremo con tutti questi investimenti legati alla generazione di un piano più sostenibile sulla siderurgia in Europa possano favorire invece una rinascita di Taranto, perché comunque è innegabile che dei problemi sotto il profilo ambientale in quel territorio ci sono stati, però io credo che molto lavoro sia stato fatto, che ci siano dei piani ben strutturati, possono essere anche migliorati e l'acciaio è veramente strategico in Europa e direi che tutte le mosse anche politiche che abbiamo comunque avuto modo di osservare negli ultimi 2 anni a Bruxelles l'hanno dimostrato, l'acciaio è al centro dell'agenda. Quindi io sono veramente fiducioso che Taranto sia un pezzo importante di questo progetto e proprio perché l'Italia è la seconda manifattura europea, è comunque una banchina naturale all'interno del Mediterraneo, potremmo stare qui mezz'ora, no, a raccontare il perché l'acciaio è importante in Europa e per il nostro paese. Quindi non vedo veramente nulla che possa essere più di ostacolo alla ripianificazione, lo sviluppo di Taranto rispetto a alcuni elementi di criticità che effettivamente ci sono e vanno affrontati. Però veramente sono positivo in questo senso. Bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, perché le prospettive per Taranto possono essere positive. Abbiamo Stephen di Reuters. Stephen, ci senti? Mi sentite? Noi ti sentiamo, ben arrivato tra Buongiorno, noi, buongiorno, buongiorno. seguite con interesse. Senti, io ho una domanda un po' di attualità, se posso. Stamattina sui power prices, i prezzi alti energetici, no? Stamattina British Steel ha detto che ha detto, è stato scritto un articolo, che potrebbe sospendere alcune attività a causa dei prezzi cari, no? So che in Inghilterra è un po' diverso rispetto all'Italia, ma c'è questo rischio anche qui? Chiedo al presidente casomai, Banzato, se posso. Allora, io direi questo, allo stato attuale, insomma, intanto come sottolineava giustamente il giornalista, direi che c'è una situazione in Inghilterra che è un pochettino diversa rispetto a quella nostra, anche se oggettivamente anche qui in Italia, in Europa, diciamo continentale, il prezzo dell'energia è in salita quasi esponenziale. Diciamo,
Allo stato attuale delle cose, il driver che guida il fatto di sospendere le produzioni, il fatto che abbiamo in questo momento la necessità di produrre, per cui non vedrei in questo momento questo pericolo anche per quello che riguarda la produzione nostra nazionale. Certo che se si dovesse continuare con la crescita del prezzo dell'energia e del gas, è chiaro che un qualche tipo di valutazione in futuro andrà fatta anche qui in Italia. Per il momento mi sentirei di rispondere che non è questo il caso. In futuro, se non si dovesse trovare una forma di calmieramento al prezzo, se si continuasse con la crescita, è chiaro che è un tipo di ragionamento che andrebbe fatto. Chiederti che cosa immaginate quando, cioè su quale formula, vabbè, adesso per il consumatore il governo sta immaginando di sterilizzare un pezzo di IVA o un pezzo, diciamo così, di tutti i costi accessori, ma lato imprese su che cosa si potrebbe agire per tornare a dare alle imprese un'energia a costi competitivi? Io penso che uno dei grandi temi, per esempio, perché noi abbiamo i costi indiretti della CO2, per esempio, che entrano sui costi dell'energia elettrica, uno dei grandi temi potrebbe essere quello di cercare di valutare una forma, chiamiamola, di supporto sui costi indiretti, che è già stata trovata in tutti i paesi europei, perché la Francia, la Germania ce l'hanno già, ce l'abbiamo anche in Italia, però diciamo che c'è delibera, c'è stanziamento, però i soldi ancora allo stato attuale non si sono visti, ma quello che si potrebbe provare a fare è cercare di, per esempio, aumentare questo fondo per il sostegno alle aziende sui costi indiretti della CO2 che si hanno su energia elettrica. Questo, per esempio, potrebbe essere un tema di forte discussione per il futuro. Posso fare su questo tema una domanda anche a Stefano Kuhn? Cioè lato finanza, lato finanziario, cioè com'è che vi approcciate in particolare al tema dell'energia? Perché è evidente che sta diventando un terremoto a livello generale. Questo è oggettivamente il tema di una grandissima attualità, perché credo che questo lo rivedremo poi evidentemente anche nella costruzione dei bilanci che andremo a leggere nei prossimi mesi. Credo che bisognerà trovare delle soluzioni, qualcuna è stata indicata da un punto di vista di intervento pubblico, dall'altra credo che comunque una parte di quel markup andrà poi scaricato. Io non vedo soluzioni diverse. I scenari sono oggettivamente scenari che da quel punto di vista sono assolutamente molto caldi ed è evidente che uno strappo così forte, se non troverà una normalizzazione che io oggettivamente non vedo nel breve periodo, credo che influenzerà in maniera importante le dinamiche. Io credo che noi assisteremo nei prossimi mesi delle dinamiche, e anche qui torno a risottolineare la straordinarietà del momento, che andranno affrontate evidentemente con strumenti che non possono essere strumenti tradizionali. Questo diventa una modifica di scenario, sta diventando una modifica di scenario, non è più un elemento, fatemi dire, straordinario, una fiammata, una punta. Potrebbe diventare il tema dei prossimi anni. Per un settore energivoro come quello dell'acciaio, credo che sarà un'altra delle caratteristiche che va posta in grande attenzione. Ti ringrazio anche di questo elemento di visione. Non mi sembra, però sto sentendo anche la regia, non abbiamo altri interventi di colleghi, c'è qualcun altro che si è prenotato, ma dicevo questa possibilità di fare domande era riservata soltanto ai giornalisti. Colleghi, lasciatemelo dire che ringrazio per essere stati ad ascoltarci questa mattina, ma anche per tutto il lavoro, per tutto il supporto che tutta la carta stampata, tutte le riviste online ci hanno dato in questi lunghi mesi, riprendendo e rilanciando tutto il lavoro che abbiamo fatto per la filiera. Anche questo è un modo di fare arrivare l'acciaio, le tematiche che ci stanno a cuore, ad un pubblico più vasto possibile, perché noi parliamo, diciamo, prevalentemente al nostro mondo, ma abbiamo sempre un orecchio attento e soprattutto un'attenzione anche a tutto il mondo che è vicino a noi, perché i nostri messaggi, i nostri contenuti, le nostre visioni sappiamo che devono, come dire, arrivare a contaminare anche tutto quello che è fuori dal mondo dell'acciaio. Io quindi mi fermerei qua, ringrazio il presidente Benso, appuntamento naturalmente all'assemblea di Federacciai a Medin Steel, ringrazio Riccardo Benso.
Saremo insieme per il convegno di Assofermat. Ringrazio naturalmente Stefano Vittorio Kuhn per la vicinanza e l'amicizia e per le parole che ha detto, che grazie sono sempre davvero per tutta la nostra squadra un elemento di ulteriore stimolo. Naturalmente, ma gioco in casa, ringrazio Manuel perché è sempre estremamente stimolante, il confronto con lui è quotidiano ed è assolutamente vitale per tutti noi. Lasciate dire anche a me, ringrazio tutta la squadra, ma tocchiamo ferro, nel senso che sarà sicuramente un successo, ma dobbiamo ancora salire sul palcoscenico, per adesso diciamo che tutto sta procedendo, quindi l'appuntamento con tutti è al martedì 5 ottobre nei padiglioni 9-11 di Fiera Milano alle 10.30 si inaugurerà, apriremo prima naturalmente, ma l'inaugurazione nella sala conference è alle 10.30 per la nona edizione di Medisteel. Avremo in diretta, in collegamento da Roma, il presidente Giovannini, con il quale discuteremo di sostenibilità, ma ci dirà anche molto, essendo lui a capo di tutto il sistema dell'infrastrutturazione, cosa arriverà per il PNRR e per il nostro mondo. E poi, lo diceva Manuel, il primo giorno si concluderà con una lezione, con una lezione, con uno storytelling sul mondo che verrà, fatta da Alec Ross. È soltanto la prima mattinata di tre giorni ricchissimi di contenuti, una quarantina di protagonisti che saliranno sul palco della conference room di Medisteel per raccontare le loro visioni. L'appuntamento per tutti è in fiera. Io vi ringrazio e vi abbraccio e lasciatemi dire buon Medisteel per quando ci vediamo tra due settimane esattamente di martedì. Grazie a tutti. Ciao a tutti.